Ieri stavamo cazzeggiando con un amico. Andate a modificare la vostra situazione gettandola nel cesso. And all of a sudden ricevo questo messaggio da Alessandro. Ciao Marcel, senti, ti devo chiedere una cosa, che poi è una curiosità, no? Perché ovviamente io so tante cose perché mi sono informato, anche se non ne parlo con nessuno, perché alla gente manco interessa, come ben sai. E quei pochi anche che interessano dicono sì, e beh, che ci faccio? Non mi serve niente, no? Sapere come funziona il mondo e come è governato. Mentre tu ora hai sta fissa che stai a fare video e vuoi informare tutti. E ti volevo chiedere, ma la mia curiosità è, visto che fai questi video e vai contro queste persone, sei credente in Dio e hai letto la Bibbia, ma non è che tu da albanese, perché hai detto che sei albanese, ma hai discendenze e anche tu quel sangue di quelle persone che governano il mondo senza fare nome, e quindi fai anche, diciamo, tra virgolette, parte tu di una stirpe di sangue di loro. Alessandro, io non so come ringraziarti perché il mio canale ultimamente stava andando veramente giù e tu con queste insinuazioni hai dato quella carica che serve. Lì per lì io, siccome ero in compagnia di Amerigo, ti ho risposto male. Quando doveva lavare il mio nonno, mia nonna lo trascinava perché non ce la faceva più, poverina, lo portava in bagno per lavarlo perché magari si era cacato sotto. Tutte queste cose, testa di cazzo, tu non le puoi sapere! Tu pensa, Alessandro, io stavo per pubblicare questa roba, ma per fortuna non l'ho fatto. E poi ho detto anche di peggio. In una stanza! Una stanza! Il sangue blu, qua che ti sta parlando, in una stanza, in quattro! A sentire le scoregge e il fumo di mio padre! Mia madre fa le pulizie, ha sempre fatto le pulizie. Ha fatto la serva, ha fatto. Per le vostre famiglie del cazzo! Per voi degenerati di merda! Tu pure magari c'hai la serva! Per questo sei cresciuto così stronzo! Amerigo invece ha preso con più filosofia il tuo messaggio audio. Alessandro, io ti verrò a trovare a casa, non da solo, con un ragazzo che ama la discoteca, bere, fumare e andare a puttane ogni giorno. Stiamo scherzando, signor Alessandro. Poi però mi sono calmato anch'io, per fortuna. Il Due grande... minuti di batteria. Il sangue reale qua, in questa fogna dove vivo, dove opero, dove non vendo niente, dove nessuno recepisce questo messaggio, e semplicemente sto dicendo la mia. E E quale sarebbe la tua bella? la mia è questa. No. E hai scoperto la verità, cioè il piano mondiale, questo e quello, e non ti è andata bene, diciamo, e vuoi far sapere a tutti la verità, e te ne sei andato, ecco, anche a vivere in montagna, che poi riesci perché c'è qualcun altro che sono i tuoi genitori che ti aiutano. Con tutti hai tante possibilità con cui prendertela. Con chi ti ha messo quella cazzo di mutanda in faccia, testa de cazzo. E con chi te la prendi con me? Ma senti l'arroganza, cioè, ma ecco, questa è stata la mia risposta a caldo. Non ci far caso, Alessandro. In realtà tu hai ragione, io sono un verme. Ma risentiamo altre cazzate che avevo detto ieri. Sei una merda! Con tutte le possibilità che hai di attaccare, attacchi me! Sei un verme schifoso! Stiamo lottando per la libertà. Questa è lotta. Guardate il piumino. Guardate il piumino. E lui sta. Sta Sto combattendo il male, ragazzi. combattendo Lasciatemi concentrare. Porca puttana, aspettate un attimo. il male. Luce il male. Dopo, porca Luce troia, il come male. si fa a rispondere a 15 cagate una dietro l'altra? Dici, senti Alessandro, andiamoci a prendere un caffè, facciamoci una passeggiata. Invece no. Perché lui è Bill, guardatelo rosso. Le faccio il culo così ad Alessandro. Con la frasetta pronta che è sempre la stessa. Abbassare Abbassa! la popolazione Comunque hai ragione, tu c'hai lo spirito la proprio stessa degli Illuminati. cosa che Guarda. fa un YouTuber. Mamma mia, io voglio un howling di quelli lì. Amerigo ride, cazzo. Perché queste, tu, cioè, sento veramente amore, veramente, sento i grandi valori cristiani della compassione in questi discorsi, sia da un lato che dall'altro, sento veramente
che stiamo costruendo un nuovo mondo su basi solide. Vedo Eliseo Bonanno in fondo, vedo tutti questi spiriti che aleggiano. Sento amore, veramente, la verità. Amerigo ha ragione. Stamattina io avevo collezionato un po' di foto dei miei nonni perché volevo metterli con il discorso che ho fatto ieri, solo che ero troppo incazzato ieri. E dove parlavo di quanto questi miei nonni hanno sofferto. Però a che serve? Siamo su internet, siamo alla fine.